Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Come vedete alle mie spalle siamo in Hyundai oggi. Sì, siamo in Hyundai perché dobbiamo parlare di una vettura eccezionale che è appena nata, è stata appena presentata da pochissimi giorni. Come vedete stiamo parlando di questa vettura qua, lo vedete, la nuova Hyundai i20. Ma non sarò io quest'oggi a spiegarvi la vettura, anzi sarà il mio collega Enrico, a cui passo subito la parola. Vai Enrico! Sì, grazie Amos. Allora, mi presento, sono Enrico, consulente vendite per il gruppo Resica, specialista nel marchio Hyundai. Oggi sono qui nel raccontarvi un po' quella che è la nuova nata in casa Hyundai, la nostra nuova Hyundai i20. Innanzitutto volevo ringraziare già chi è stato presente sabato pomeriggio nel nostro evento di presentazione e oggi io sono qui online per raccontarvela meglio per tutti quelli che non hanno potuto essere presenti. In questo caso parliamo di un 1200 benzina da 84 cavalli, con anche la possibilità di averlo nel 1100 cavalli turbo ibrida, quindi che andrà a godere di tutte quelle che sono le agevolazioni oggi che dà lo Stato per e le regioni per quanto riguarda le vetture ibride. Iniziamo da lei, dalla calandra, subito nel frontale, bella pronunciata, tocco di sportività da parte di Hyundai che si va ad integrare bene con i nuovi gruppi ottici, con la possibilità di averli anche full LED, quindi anteriori e posteriori a LED. Cerchio in lega diamantato da 16 pollici in antracite, già presente nell'allestimento Connect Line. Frecce già integrate negli specchietti a LED e internamente possiamo trovare due schermi a 10 pollici 25, quindi cluster supervision, quadro strumenti del conducente digitale e lo schermo centrale da 10 pollici 25 con una novità importantissima, ovvero la connessione di Android Auto e CarPlay in modalità wireless, quindi senza più cavi ma solamente con la connettività tramite il wifi del cellulare collegato all'auto. Tutti i sistemi di guida sono già presenti nel modello di partenza, quindi dal mantenimento di carreggiata al rilevamento dell'attenzione del conducente, alla frenata automatica d'emergenza con il riconoscimento frontale dei veicoli e dei pedoni, quindi oggi molto importante anche per la sicurezza stradale, e molto importante il nuovo sistema di e-call. Che cos'è l'e-call? È la chiamata automatica d'emergenza in caso di urto, utilizzabile anche in maniera manuale per necessità. Per quanto riguarda invece il posteriore dell'auto, quello che ci salta subito all'occhio sono il nuovo design dei fari. Fari a Z con il collegamento su tutto il portellone posteriore, con una linea catariprendente per dare senso di unicità del gruppo ottico. La vettura è stata allargata e abbassata rispettivamente di 2 cm, in modo tale da rendere anche la guida su strada un po' più piacevole e anche un po' più briosa. Portabagagli molto spazioso, non peraltro fa 350 litri di portata di carico. Quello che notiamo anche in modo particolare è la nuova cappelliera molto versatile, la quale si può stivare parallelamente ai nuovi sedili posteriori per recuperare più spazio possibile anche in altezza. E poi, caspita Amos, tu sai quanto sono alto, sono, per chi non lo sapesse, sono alto 1,90 m e guarda qua quanto spazio ho. E con questo concludo e ti ripasso la linea. E allora grazie Enrico di questa eccezionale spiegazione per questa eccezionale vettura, quindi non facciamo altro che invitarvi qui al gruppo Resica, alla Hyundai, per vedere dal vivo, toccare con mano e quindi provare la nuova Hyundai i20. Perché no, potrebbe essere un regalo di Natale eccezionale. Vi aspettiamo al gruppo Resica, stay tuned perché siamo sempre online. Ciao da Amos.